A fine partita mi trovo al Palabigi, dove si è appena conclusa questa partita fra Conad e Santa Croce con una vittoria di 3-1 per il Conad, e mi trovo qua con il coach delle Conad Reggio Emilia. È stata una grande partita, i ragazzi hanno portato a casa questa ottima vittoria da 3 punti. Bene, molto bene, molto bene, perché era una partita difficile. Questa è una squadra costruita per stare nelle 4, era una di quelle in partenza costruita per star lì. Sapevamo che era una partita difficile. Abbiamo giocato abbastanza bene per 3 set, siamo calati un po', sono saliti loro molto in difesa, quindi ci hanno costretto a riattaccare un po' tanti palloni 2 volte, tante azioni 2 volte, 3 volte, lì non abbiamo avuto molta pazienza, non abbiamo battuto bene in alcuni momenti della partita, perché abbiamo sbagliato con chi non doveva sbagliare, che costringeva chi doveva rischiare a metterla un po' di più e non rischiare un po' di più. Poi dopo è successo che abbiamo finito il 3° set con Giacomo Bellei praticamente bloccato con il collo, ho chiesto se ce la faceva, non ce la faceva più, e abbiamo messo su Sasha, da un anno che allena, non vede campo, c'aveva una fame comunque di giocare, ha fatto bene, la squadra è stata straordinaria a tenere un buon ritmo, e quindi bene per tutti, sono contento, abbiamo fatto altri 3 punti, so che dalle altre partite sta venendo fuori una bella tortina. Abbiamo sicuramente recuperato almeno un punto su Spoleto, almeno un punto su Potenza Picena. Brescia è 1-1, è una buona domenica, ce la godiamo adesso e pensiamo subito che domenica prossima a Macerata sarà una partita straordinariamente difficile, e quindi per il nostro cammino dobbiamo essere lì sul pezzo, e quindi ci godiamo questa e poi pensiamo alla prossima.